Suora Annunziata Fabbri narrava col sorriso sulle labbra l'episodio da lei vissuto a Molin del Piano, frazione vicina a Pontassieve in provincia di Firenze. Per salvare un giovane che aveva i tedeschi alle cascagna, essa lo travestì da suora e lo mise al capezzale di una bambina falsamente malata di morbillo. Il timore del contagio impedì ai tedeschi di avvicinarsi al letto, per fortuna, ma con grande rischio di tutte le suore. In un'altra occasione, la stessa suora, sempre molto intraprendente, sistemò nel letto un altro ricercato, facendolo passare per una suora gravemente ammalata. Uno dei due ricercati era ebrea. Tanti rifugiati venivano nascosti in cantina, diversi erano ebrei. Fra questi il professor Levi, le signorine Modigliani, molto anziane, la famiglia Ottolenghi. Anna Ottolenghi, giovanissima insegnante elementare, aiutò madre Angelica nell'insegnamento durante l'anno scolastico 1945-46. Ella divenne cattolica, ma poi abiurò. Successivamente arrivò anche un'altra bambina ebrea, Letizia, forse parente delle signorine Modigliani, calata dal carro da un soldato tedesco alla cui gamba si era attaccata guidando, mentre veniva riportata in Germania insieme alla mamma e al fratellino, morti poi in un campo di concentramento. Sor Agostina andò a prenderla per portarla a Monticelli, dove la bimba rimase fino alla fine della guerra. Dall'intervista a Suor Letizia tratta dal volume Storia da non dimenticare.